A tutti auguro veramente il migliore successo e pertanto per i poteri conferitimi dalla legge sulla psicoterapia del 1994, in seguito all'approvazione della scuola Leteia del 2001 da parte del Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università, vi dichiaro e proclamo specialisti in psicoterapia. Proviamo presso l'auditorium Vittorio Guidano della Scuola Leteia per un momento molto importante per la storia della nostra scuola, in quanto finalmente, dopo l'anno scorso, quando non abbiamo potuto effettuare gli esami finali in presenza a causa della pandemia, quest'anno invece, rispettando tutti gli standard di sicurezza, attivando elevati standard di sanificazione e distanziamento, siamo riusciti, rispettando tutte le regole, a svolgere in presenza gli esami di specializzazione. Quindi è un'esperienza doppiamente positiva, interessante e gratificante, intanto perché siamo di nuovo insieme in questo meraviglioso scenario dell'auditorium più alto d'Italia. Non ci sono scuole oltre i 1000 metri in Italia, ma anche l'altezza della proposta scientifica. Stiamo per diplomare perché abbiamo completato le esposizioni, ci riuniremo fra poco e comunicheremo l'esito, ma posso dire che stiamo per diplomare 8 colleghi, veramente uno migliore dell'altro, anzi colleghe perché appartengono tutte al gentil sesso, che oggi concludono il loro percorso presso la Leteia di 4 anni e poi andranno sul campo a mettere in atto tutto ciò che abbiamo insegnato loro. E ce n'è bisogno perché questa pandemia, se possibile, ha accentuato la necessità di psicologia, di psicoterapia. Le persone sono sofferenti, le persone hanno difficoltà di tutti i tipi e noi siamo pronti per aiutarli con i nostri meravigliosi allievi che sul territorio siciliano saranno in prima fila nella lotta contro il disagio psichico. Alla Leteia noi trattiamo tutti gli argomenti, contrariamente ad altre scuole che si focalizzano su alcuni. Quindi stamattina sono stati trattati sia i classici argomenti della psicoterapia, per esempio l'agorafobia, sia il disturbo d'ansia di malattia, ma sono state altresì esplorate aree abbastanza nuove, come il trattamento del gioco d'azzardo compulsivo con un metodo di nostra invenzione, che è il moderate gambling, cioè noi insegniamo al giocatore compulsivo non a dimenticarsi del gioco, ma a reimparare a giocare positivamente. Così come la collega Giannone ha esplorato l'applicazione della terapia cognitiva con pazienti ipovedenti o addirittura non vedenti. Quindi non solo le classiche aree di applicazione, poi disturbi dell'alimentazione, per esempio una collega ha parlato di un caso di disturbo dell'alimentazione, quindi le tematiche sono state veramente molteplici. Oggi ho portato il lavoro psicologico di gruppo per soggetti che affrontano la perdita parziale o totale della vista. Questo mio lavoro infatti nasce sia dagli studi compiuti in psicologia e in particolare presso la scuola Leteia, sia dall'aver sperimentato in prima persona cosa vuol dire perdere la vista e anche dal contatto con altre persone con disabilità visiva. La Leteia è stata sempre disponibile a venire incontro alle mie esigenze e spero anch'io di aver apportato un piccolo contributo facendo conoscere una disabilità che è quella visiva.